Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati al primo appuntamento del notiziario del Merlo del Pero del 15 aprile 2022. Un saluto dalla Coldiretti di Verona, dall'AIPO OP, da Agrea, Consorzio Ortofrutta Veneta e dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona. Vediamo ora il melo, fase fenologica. Si è tra la piena fioritura e inizio caduta petali. Difesa fitosanitaria, ticchiolatura. L'attuale andamento climatico non dà rischi di infezione primaria. Da valutare le previste precipitazioni di inizio settimana prossima e, se confermate, effettuare un trattamento prima delle stesse. Nel caso che le piogge si prolunghino, sarà necessario, negli intervalli disponibili, ripristinare la copertura con sostanze attive ad azione curativa. Oidio, possibile aumento delle infezioni secondarie. Opportuno intervenire con fungicidi specifici, anche in miscela antiticchiolatura più antioidico. Afidi, non ancora rilevate colonie di afide grigio. Cidia molesta, molto limitate le presenze dei voli. Euglia, qualche limitata presenza. Litocollette, qualche limitata presenza di voli di adulti. Pero, fase fenologica. Si è a compimento della fioritura con caduta petali e inizio allegagione. Ticchiolatura. La vegetazione è molto recettiva. In previsione delle piogge, attuare lo stesso comportamento come per il melo. Euglia, abbiamo qualche cattura, così pure la cidia, nessuna presenza. Trentredine, intervenire solo se è accertata la presenza o se storicamente il frutteto ha avuto danni. Colpo di fuoco batterico, la vegetazione è recettiva, da controllare eventuali pereti colpite negli anni scorsi, asportare le parti colpite, comunicare al servizio fitosanitario la presenza di sintomi sospetti. Trattamenti preventivi in fioritura con bacillus di varie specie, tipo subtilis, amylo liquefacis, aureo basidium, pululans. Un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario del Melo del Pero.